Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libbra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, figlio di Simone, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei».